ad Andrea Cangini, perché c'è un DDL che propone appunto lo stop all'uso dello smartphone per chi ha meno di 14 anni, e di questo si è occupato attivamente Cangini, no Andrea? Sì, mi devo risettarmi, perché volevo polemizzare con Tofaro su Conte, il ruolo di Conte, il e governo, invece non puoi, hai visto? Sul giustizialismo. Io sono concreto, guardo i lavori e la seguo e la stimo per i lavori che porta avanti in Senato, poi delle chiacchiere la lascio agli altri. Più abile di quanto non credessi. No, questa la considero una battaglia di civiltà, e ritengo che il legislatore, il Parlamento, non possa far finta di non vedere quello che ormai è sotto gli occhi di tutti e che ormai è anche un atto parlamentare. Io ho promosso ormai 2 anni fa un'indagine conoscitiva in Commissione Istruzione del Senato sull'impatto che l'uso, che a mio avviso non può che presupporre l'abuso del digitale, social, videogiochi, web, sui più giovani produce. I risultati sono drammatici. Abbiamo invitato i migliori neurologi, psicologi, psichiatri, grafologi, pedagogisti, tutti hanno detto che il cervello è, volgarizzo, un muscolo, si sviluppa in base all'uso che se ne fa, l'attività che i giovani svolgono con i loro telefonini, dove stanno 6 ore al giorno, quindi l'attività prevalente di ogni giovane, non sviluppa il cervello. Stiamo creando generazioni di dementi digitali. Per la prima volta nella storia dell'umanità il quoziente di intelligenza delle nuove generazioni è più basso rispetto a quello passato. Gli effetti sono identici a quelli della cocaina, si sviluppa il neurotrasmettitore della sensazione del piacere, la dopamina, toglierglieli è di conseguenza difficile, come togliere la cocaina da sotto il naso del cocainomane. E poi ci sono tutti i rischi dovuti al girare abbandonati a se stessi sul web, la pedofilia. Una bambina di 13 anni si è ammazzata. Posso far fare un tweet finale, Francesco? Non scherziamo. Francesco, un tweet finale.